Primo Angelus del Papa questa domenica dopo il rientro dal Gemelli. Caloroso l'applauso da parte dei numerosi fedeli e pellegrini presenti all'appuntamento in Piazza San Pietro. Francesco ha espresso gratitudine per l'affetto e le preghiere di questi giorni. Questa vicinanza umana e vicinanza spirituale è stata per me di grande aiuto e conforto. Grazie a tutti, grazie a voi, grazie di cuore. Dopo l'Angelus, il Papa ha voluto ricordare la giornata mondiale del rifugiato delle Nazioni Unite in calendario martedì 20 giugno, una ricorrenza legata inevitabilmente alla tragedia avvenuta al largo della Grecia. Con grande tristezza e tanto dolore penso alle vittime del gravissimo naufragio avvenuto nei giorni scorsi al largo delle coste della Grecia. E sembra che il mare era calmo. Il Papa ha rinnovato il suo appello ad impegnarsi in concreto sul fronte dell'accoglienza dei migranti. Rinnovo la mia preghiera per quanti hanno perso la vita e imploro che sempre faccia tutto il possibile per prevenire simili tragedie. Francesco ha anche menzionato il massacro di studenti in Uganda, dove si contano 41 morti ad opera di un gruppo armato locale che da anni si batte contro le forze governative. E prego anche per i giovani studenti vittime del brutale attacco avvenuto contro una scuola dell'Ovest dell'Uganda. Questa lotta, questa guerra dappertutto, preghiamo per la pace. Non è mancato, infine, un pensiero per l'Ucraina. Perseveriamo nella preghiera per la popolazione della martoriata Ucraina. Non dimentichiamo che soffre tanto. L'annuncio evangelico al centro della meditazione che ha preceduto la preghiera dell'Angelus di questa domenica. Commentando il Vangelo del giorno, il Papa ha spiegato come fare per annunciare che Dio è vicino. Nel Vangelo Gesù racconta e raccomanda di non dire tante parole, ma di compiere tanti gesti di amore e speranza nel nome del Signore. Non dire tante parole, compiere gesti. Il cuore dell'annuncio è la testimonianza gratuita, il servizio. Vi dico una cosa, a me lasciano perplesso, e molto perplesso, sempre i parolai. Con il loro tanto parlare e niente fare. Questo, ha aggiunto il Papa, significa predicare la vicinanza di Dio. Ecco la prima cosa da dire alla gente. Dio non è distante, ma è Padre. Dio non è distante, è Padre. Ti conosce, ti ama, vuole tenerti per mano, anche quando vai per sentieri ripidi e accidentali. Anche quando cadi e fai fatica a rialzarti e a riprendere il cammino. Dunque, niente paura, malgrado le asperità della vita quotidiana. Se il Dio dei cieli è vicino, noi non siamo soli in terra. E anche nelle difficoltà non perdiamo la fiducia. È come avere un padre che ci guida nel cammino di tutti i giorni. Restiamo su questa immagine, perché annunciare Dio vicino è invitare a pensarsi come un bambino che cammina tenuto per mano dal papà. Tutto gli appare diverso. Il Papa venerdì scorso è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato 9 giorni per un'operazione di laparotomia. All'uscita dall'ospedale, Francesco è stato accolto da una numerosa folla di pazienti, medici, infermieri e passanti che hanno voluto salutarlo ed esprimergli la loro vicinanza. Il pontefice si è poi soffermato anche con i giornalisti. «Sono ancora vivo», ha risposto sorridendo alla domanda su come stesse. Poi ha lasciato il nosocomio romano a bordo della Fiat 500L bianca, recandosi verso la Basilica di Santa Maria Maggiore, dove si è soffermato in preghiera davanti alla Salus Populi Romani per ringraziare la Vergine del buon esito dell'intervento. Prima di rientrare in Vaticano, Francesco ha compiuto anche una visita sorpresa all'Istituto Santissima Bambina, dove la congregazione di suore era riunita per il capitolo generale.
Relativamente al decorso post-operatorio, la sala stampa vaticana ha fatto sapere che le udienze e gli incontri di questa settimana sono tutti confermati, ad eccezione dell'udienza generale di mercoledì 21 giugno. Ulteriori notizie le ha fornite il professor Sergio Alfieri, il chirurgo che ha operato per la seconda volta il Papa. Ha confermato tutti i viaggi, ha spiegato facendo riferimento alla GMG di Lisbona e alla visita in Mongolia, che si svolgeranno ad agosto. Per fare questo, però, gli abbiamo chiesto di fare un po' di convalescenza, ha proseguito il chirurgo, e sono certo che questa volta ascolterà un po' di più, perché lo attendono degli appuntamenti importanti. È stato diffuso il messaggio di Papa Francesco per la terza giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che quest'anno verrà celebrata domenica 23 luglio sul tema «Di generazione in generazione la sua misericordia». È bella, sottolinea il pontefice, questa vicinanza tra la giornata mondiale dei nonni e degli anziani e quella della gioventù. Entrambe sono incentrate sulla fretta di Maria nel visitare la cugina Elisabetta, portandoci a riflettere sul legame tra giovani e anziani. Il Santo Padre rivolge quindi un invito per la GMG di Lisbona ai giovani, a cui suggerisce, prima di mettersi in viaggio, di andare a trovare i propri nonni. Agli anziani di accompagnare con la preghiera i giovani, perché sono la risposta di Dio ai frutti che hanno seminato. Francesco esorta poi anche a passare dall'immaginazione alla concretezza. Non lasciamo soli i nonni e gli anziani, ha detto. La loro presenza nelle comunità e nelle famiglie è preziosa, ci dona la consapevolezza di condividere la medesima eredità e di far parte di un popolo in cui si custodiscono le radici. La tortura, Dio mio, la tortura. La tortura no es una historia de ayer, desgraciadamente es parte de nuestra historia de hoy. ¿Cómo es posible que la capacidad humana para la crueldad sea tan grande? Existen formas de tortura muy violentas, otro más sofisticada, como el trato degradante, la anulación de los sentidos o detenciones masivas, en condiciones que no son humanas, que quitan la dignidad de las personas. Pero esto no es una novedad. Pensemos en el propio Jesús, cómo fue torturado y crucificado. Paremos este horror de la tortura. Es imprescindible poner la dignidad de la persona por encima de todo. Si no, las víctimas no son personas, son cosas. Y se las puede maltratar sin medida, causándoles la muerte o daños psicológicos y físicos permanentes para toda la vida. Oremos para que la comunidad internacional se comprometa concretamente en la abolición de la tortura, garantizando el apoyo a las víctimas y sus familias.